prossimo ospite della prossima puntata di Stories è Giuliano Sangiorgi. In questo caso ha tolto il cappello del musicista e ha messo il cappello dello scrittore. Sempre cappelli sono. È venuto qua con un romanzo, il suo secondo romanzo, Il tempo di un lento, che parla di tantissime cose senza spoilerare nulla. Sicuramente parla degli anni 80, degli anni 90, degli anni 2000, parla di musica, c'è dentro di tutto, c'è dentro De André, c'è dentro Lucio Dalla, ci sono dentro il gioco della bottiglia, c'è il gioco della bottiglia, sì, fondamentale. Ma ci sono anche tante altre cose molto serie, anzi dovremmo entrare troppo dentro. Parliamo dei robot? Ma ci sono dentro i robot. Ma anche cartoni in genere. E vado. I cartoni animati, vai. Un mondo di soli uomini fino al primo bacio, quello del lento, anzi che scaturiva dopo il lento, fino al primo bacio era auspicabile, era possibile. Ma dopo quello sfiorarsi di labbra tutto sarebbe cambiato. Il bacio e la sua dispensatrice avrebbero vinto su ogni cosa. Avrebbero avuto la meglio su Commander e i suoi Transformers, ricordi? Nulla avrebbe potuto contro quel bacio. Voltron, ricordi? Neanche fossero stati tutti e cinque i leoni che lo compongono a supplicare attenzioni mentre venivano fuori dalla terra, dal cielo, dal mare e dal fuoco per un'ultima reunion in cantina. Eppure Emilio Robot in persona avrebbe potuto farcela, neanche se fosse riuscito a risolvere un problema di matematico, fosse stato capace di portare un bicchiere ancora pieno da una parte all'altra della stanza senza versare una goccia, come prometteva la pubblicità. Nemmeno i men e tutto il potere di Grayskull ce l'avrebbero fatta. Per non parlare del valore che avrebbe perso in un attimo, addirittura un intero album di figurine Panini, completo di tutti i calciatori. Avrebbero vinto lei e la sua bocca, sempre.